gli autori più influenti, come succede spesso, sono quelli che sono venuti per primi, quelli che, con la cui guida ho imparato a pensare. E quindi per primi per me sono venuti Marx, soprattutto quel Marx insofferente all'idea di essere considerato un marxista. Marx spesso inquieto e desideroso di trovare nuove strade, per capirci, il Marx che a un certo punto dedica la sua attenzione al pensiero, alla conoscenza e al linguaggio come una risorsa comune della specie e parla di un general intellect. E poi Walter Benjamin, la sua critica del progresso. Idea della storia come un campo di battaglia per far significare il passato in un modo anziché in quello voluto dai vincitori. Il mio è stato un marxismo che a un certo punto si è unito alla riflessione sul linguaggio. Beh, già Marx, devo dire, non ci scherzava sul linguaggio, nel senso che diceva delle cose importanti. Diceva che il linguaggio è l'unica forma di coscienza che abbiamo, perché è una coscienza percepibile anche dagli altri. E solo la coscienza che è percepibile anche dagli altri è davvero la mia coscienza. Ma il linguaggio è diventato un chiodo fisso e quindi autori come Saussure o Wittgenstein, soprattutto Wittgenstein. Parlo di autori dei quali semmai molte cose non condivido, ma rispetto ai quali è importante anche dissentire. Ecco, ci sono dei dissensi inutili e dei dissensi produttivi. Wittgenstein, Saussure e naturalmente altri ancora, perché il linguaggio non riguarda un angolo perimetrato, circoscritto dalla nostra vita, ma riguarda il modo in cui amiamo, odiamo, accettiamo dei rischi, invecchiamo, riguarda il modo in cui viviamo, è la nostra forma di vita. Un'idiozia è che il linguaggio è uno strumento di comunicazione. Tanto non è uno strumento. Uno strumento è quello che posso separare da me. La macchina la parcheggio, il linguaggio lo parcheggio, il computer lo spengo, il linguaggio posso spengerlo. E poi non serve soprattutto a comunicare, è molto difettoso come strumento di comunicazione. Serve a pensare, serve a immaginare, serve ad articolare i nostri affetti. Quindi, quando si parla di linguaggio, si parla di forma di vita propriamente umana. E dunque, così in qualche modo forse ho chiarito anche perché mi occupo del linguaggio, do tanta importanza al linguaggio. Per esempio, trovo imbarazzante, chissà nelle altre lingue com'è la buona traduzione di imbarazzante, io sono imbarazzato quando in autori come Bergson o anche in quel grande bergsoniano che è Deleuze, io trovo una sorta di, come posso dire, in Bergson certamente, forse in Deleuze le cose sono più complesse, di diffidenza per il linguaggio, come che quasi che il pensiero fosse un pensiero pre-linguistico o a-linguistico, le passioni fossero indipendenti dal nostro parlare e il linguaggio fosse, sì, un rivestimento, semmai come diceva Bergson, un po' falsificante della vita. Bergson è stato un grande pensatore, anche se certo un idealista, tuttavia acuto, ma su questo punto del linguaggio si è mostrato sordo e cieco, cioè praticamente direi, come usano dire i francesi dicendo dell'enormità, un imbecille. Parlando del linguaggio, perché il linguaggio un attimo, siedo qua. Il rapporto con la postmodernità, che è la filosofia francese postmoderna, vuol dire già, Sì, come si situa. beh,
Dunque, il postmoderno, Frederick Jameson lo ha insegnato a tutti quanto sia uno stato della cultura, ma anche della vita, pieno di aspetti densi, complicati. Certamente io isolerei l'ideologia postmoderna dal quel mutamento più complicato dei modi di produzione, delle forme di comunicazione che potremmo chiamare il postmoderno in quanto tale, ma l'ideologia postmoderna. L'ideologia postmoderna secondo me è stata l'ideologia dei vincitori dopo aver rotto la schiena alla classe operaia occidentale all'inizio degli anni Ottanta. Ed è stata una ideologia che coglieva in tutte le ideologie serie qualcosa di vero, ma questo qualcosa di vero lo deformava. Coglieva, per esempio, il fatto che nella produzione contemporanea contava sempre di più l'immaginazione, la fantasia, il linguaggio, gli affetti. Coglieva questo dato di fatto, ma solo per ritenere che ormai la questione della produzione fosse una questione sorpassata, appartenente al moderno. Capite come la stessa cosa la si può vedere in due modi completamente diversi? O dire, nella produzione ci sono più cose tra cielo e terra, Shakespeare, Amleto, di quanto sembra ai sociologi e agli economisti, perché c'è linguaggio, vita della mente, affetti nella produzione. Oppure dire, e questa invece è l'ideologia postmoderna, la produzione non conta più nulla, conta un mondo di flussi comunicativi e quello che davvero importa è la differenza, o parola chiave, la differenza. Ma chi non è per la differenza è per la proliferazione della differenza, solo che bisognerebbe intendersi. E lo sfruttamento contemporaneo è uno sfruttamento basato sul proliferare di differenze. Si ha la riproduzione di un dominio personale, no? Tanti rapporti differenziati di dominio e di lavoro. La differenza a volte vuol dire anche pulizia e sottomissione etnica. Dunque non è una parola innocente, la differenza, è un campo di battaglia. La cosa decisiva è quale differenza e soprattutto qual è quell'elemento comune che permette il differenziarsi dei molti. Tanto per essere sempre gentile, come prima a proposito di un grande pensatore come Bergson, ritengo che sia un imbecille chi ama la differenza ma non si pone il problema dell'uno che rende possibile la dinamica delle differenze. Proprio chi bada alla differenza deve pensare, se fa la filosofia, o comunque tener conto se fa la politica, se fa politica, dell'uno. La questione vera quando si parla di differenza è quale uno facilita la differenziazione. Ignorare l'uno e relegarlo, come fa l'ideologia postmoderna, al tempo pesante del Novecento o comunque della modernità, è un lavoro di mistificazione, sì, ideologica. Questo diciamo che in rapporto con l'altra domanda del modello copia, in un certo modo. Sì, sì, il modello copia. Naturalmente quando si parla di modello e copia bisogna pensare al fatto che non c'è più un modello autentico di cui le copie, le riproduzioni sarebbero, come posso dire, delle immagini sbiadite, degradate. Questo forse lo ha spiegato ma tanti anni fa, forse era il caso di impararlo una volta per tutte. Walter Benjamin nel suo lavoro sulla riproducibilità tecnica dell'opera d'arte, da un certo punto in poi non c'è più nulla di autentico, non ci sono più davvero dei prototipi. Non solo le opere d'arte, ma anche
i discorsi, l'esperienza ordinaria, è fin dall'inizio predisposta a essere riprodotta. Quindi non è più la Gioconda di Leonardo da Vinci, di cui poi posso fare le fotografie. Tutto quel che conta fin dall'inizio, per esempio una pellicola cinematografica, ovviamente non ha un modello originale, originario e autentico. Allora, in questa condizione tutto si gioca con una filosofia del montaggio. Voglio dire, quello che conta, laddove non c'è più, forse chi ha letto bene mi ricorda, la perdita dell'aura, dove l'aura sarebbe quella sorta di suggestione per il prototipo autentico, beh, l'aura non c'è più, l'autenticità nemmeno. Quello che conta è ottenere una, se ci capiamo sul gioco di parole, una unicità, però senza aura, una unicità senza aura, che è il frutto del modo in cui monti, sul modello del montaggio, sull'esempio del montaggio cinematografico, tanti parti di esperienze che di per sé si presentano seriali, anonime, diciamo, come monti le copie. Il montaggio è qualcosa di unico, ma non una sorta di unicità sacra, originaria, la Gioconda, l'opera d'arte, è una unicità ottenuta attraverso procedimenti artificiali. La filosofia del montaggio, secondo me, presa nell'accezione larga, quindi partendo, se si vuole, dall'esperienza del cinema, ma andando al di là del cinema, la filosofia del montaggio ci aiuta a pensare il rapporto fra ciò che è seriale e identico e ciò che è unico. Tante cose identiche e seriali, se montate in un certo modo, costituiscono un che di unico. Questo ci potrebbe aiutare a pensare un altro modo di identità, un altro uno, diciamo, alternativo o in rapporto con altri modi di vita? Sì, penso che l'uno, diciamo così, io lo chiamerei anche il comune, quel che di comune abbiamo alle spalle, ha molti nomi, ma tutti nomi convergenti fra loro. Intanto il termine di Marx, che non è brutto, general intellect, per cui a pensare non è Mario o Giovanna, il pensiero è una risorsa condivisa, anonima, condivisa, una risorsa dell'intera specie. Questo è già un buon modo di intendere l'uno, il comune, ma naturalmente l'uno, il comune, è, non so, il linguaggio, è il sapere, è anche, diciamo, le condizioni della società industriale, quindi un certo livello, un certo grado di desideri, di aspirazioni. Ecco, la cosa importante è che questo elemento comune che abbiamo alle nostre spalle permette poi di singolarizzarci, dal comune al singolare. Un singolare che non abbia alle sue spalle un comune o un uno, nei termini della filosofia classica, è un singolare truffaldino, è letteralmente un imbroglio. E questo, secondo me, dice qualcosa sul rapporto tra identità, sul problema dell'identità, sulla questione dell'identità. Ecco, quando si dice l'identità di noi come provenienti dai Caraibi o dal Maghreb, l'identità di un gruppo sociale, queste identità che chiedono riconoscimento, io non le considero con grande favore, anche se naturalmente possono determinare lotte e conflitti importanti, ma in quanto tali non mi paiono molto affidabili. Perché? Perché costituiscono come una zona intermedia, opaca, e quindi alla fin fine fasulla, fra il comune e il singolare. Queste identità intermedie, è come se in filosofia, ma tanto lo capisce anche chi giustamente della filosofia se ne fotte, esiste l'espressione principio di individuazione, il che significa l'individuo, il singolo, non
non è già dato, è il risultato di un processo. E questo processo parte dall'estremo opposto, ciò che è comune, che è pre-individuale. Allora, in questo passaggio, principio di individuazione, dal comune al singolare, queste identità intermedie spesso rappresentano come un freno, come una zona di mistificazione, almeno provvisoria, per cui penso di essere quello della tribù Tal dei Tali, semmai è una tribù fragile che dopo 2 anni si scioglie, d'accordo? Ma credo che quello che vada guardato con attenzione, quello che bisogna guardare con, cui bisogna guardare con attenzione è proprio la relazione fra massimo di singolarità e massimo di comune. In mezzo non c'è altro che residui e imbrogli. Naturalmente penso che non per questo non esista, diciamo così, la classe operaia moderna. Ma la cosa interessante è che la classe operaia moderna, quella del general intellect, quella del lavoro immateriale, noi altri l'abbiamo chiamata intellettualità di massa, che ovviamente non vuol dire chi lavora nell'industria culturale e meno che mai professori universitari. Intellettualità di massa sono anzitutto quelli immigrati che, conoscendo semmai 4 lingue, raccolgono pomodori nel sud d'Italia. Bene, questa intellettualità di massa io la considererei che è la classe operaia contemporanea, del capitalismo contemporaneo. Nella classe operaia, nel capitalismo, sono svaporati nel sogno incubo dell'ideologia postmoderna, ma questa classe operaia è una rete di singolarità individuate. Una rete di singolarità individuate che ha la propria fonte, la propria radice nel comune. Infatti il lavoro moderno è sostanzialmente un lavoro in rete, un lavoro di cooperazione. E come possiamo passare da questa idea del comune da una parte e la singolarità dall'altra? Come le discipline o il mondo accademico può creare una buona pratica per canalizzare, diciamo, da questo comune a pratiche singolari a livello reale che abbiano a che fare con il comune di base, invece di con questi imbrogli intermedi? E il problema è che il mondo accademico, lo dico in maniera non demagogica, preferirei che non fosse così, spesso è esso stesso una concrezione ideologica e un imbroglio. Semmai porrei la questione non tanto nel senso di università movimenti, ma nel senso di, come posso dire, di nuclei di intellettuali più di avanguardia, più votati alla ricerca spregiudicata in movimenti. Spesso nell'università vi è come una specie di desolazione introiettata dagli studenti stessi, cioè l'idea che non servirà l'università né a trovare reddito, né a costruire un percorso interessante di ricerca, né l'uno né l'altro. Uno dei due andrebbe bene, nessuno storce il naso se almeno servisse a ottenere il reddito, invece non serve al reddito e non. E penso che occorra una relazione, come posso dire, fra questa intellettualità di massa che è il lavoro contemporaneo e dei nuclei di ricerca. Possono essere artistici, possono essere filosofici, possono essere letterari, possono essere legati alle scienze naturali, naturalmente, dei nuclei di ricerca che semmai casualmente vivono nelle università, ma che non si identificano con le università. Quindi si potrebbe parlare di una relazione fra dei nuclei più sofisticati di sapere, dico nuclei di persone più sofisticati di sapere, e invece quel sapere diffuso che vive nel lavoro contemporaneo. Probabilmente questo resta questa relazione, che però appunto non identificherei con l'università e l'accademia in quanto tale, questa relazione forse è uno dei segreti da scoprire per costruire l'organizzazione moderna all'altezza dei tempi. Possiamo passare al virtuosismo e fare un po' di rapporto con il comune, in certo modo, in modo di creazione di valore
Questo termine virtuosismo è un termine che è stato usato, fra l'altro, curiosamente anche da Marx, quando dice c'è un tipo di lavoro intellettuale in cui quel che conta è l'esecuzione come tale, la performance come tale, e che non dà luogo a nessun prodotto autonomo, prodotto finito. Pensa, che so, alla ballerina, all'oratore, all'attore, al cantante, al pianista. Arriva addirittura nelle pagine di Marx la figura del virtuoso, ma era stata una figura in cui già i greci utilizzavano per indicare la prassi pubblica. La prassi, l'azione nella sfera pubblica è un'attività che non dà luogo a un'opera, ma è il suo fine in se stessa. La cosa curiosa, la cosa importante degli ultimi decenni è che questa attività senza opera, anziché essere un caso marginale, come ancora lo vedeva Marx, o essere legato all'azione politica, è diventata invece la natura e la sostanza dell'attività produttiva. Giustamente, quando il lavoro stesso è diventato linguistico, carico di pensiero, immaginazione, fantasia e linguaggio, ovviamente non è più un lavoro che ha la sua unità di misura in qualcosa che resta come prodotto indipendente quando esso è ormai terminato. Quindi il virtuosismo, per certi versi, è diventato una categoria buona a definire gran parte del lavoro sociale contemporaneo. La vera domanda, e qui torniamo al problema del comune, è qual è lo spartito dei virtuosi? Ovviamente uso il termine spartito o copione in un senso un po' largo, un po' indiretto, ma insomma, se i lavoratori contemporanei sono degli artisti esecutori, qual è il Macbeth che mettono in scena? Qual è il valzer di Chopin che eseguono? E questo è molto interessante, perché non si tratta, nel caso dei moderni virtuosi, della moltitudine di virtuosi, di un copione particolare ben definito. Si tratta forse proprio di ciò che prima, un po' confusamente, provavo a chiamare comune. Forse lo spartito dei virtuosi è il general intellect, di cui parla Marx. È il linguaggio sapere socialmente accumulato, e forse, come posso dire, l'intelletto, naturalmente l'intelletto umano, non perché specializzato in biologia o in montaggio cinematografico, l'intelletto in generale, con le sue capacità di astrazione, immaginazione, via dicendo. E allora questo spartito è, in un certo senso, che viene eseguito, letteralmente, modulato dai virtuosi, dalla moltitudine dei virtuosi, è esattamente il comune. Ciò che vi è di comune nell'esperienza è che permette la differenziazione. Alla fine le differenze che sono, se non esecuzioni contingenti e sempre diverse, di quello spartito comune che è il general intellect. Una domanda più sull'ambito del patrimonio, studi di culturali. Come possiamo far senso capire quando non si tratta soltanto di una performance virtuosa, quello che riproduce il sistema del valore, ma per esempio è il turismo, il turista che va in Africa a vedere una tribù, o è il turista che va in Sud America, o la compagnia farmaceutica che raccoglie le culture tradizionali sudamericane e poi li usa, crea una patente e crea del valore. Come facciamo senso di questa cosa che non è una performance, è soltanto approfittare ma anche del patrimonio come il Colosseo? Come la moltitudine può prendere o il comune può guadagnare? Beh, questo è un po' la domanda centrale sotto un profilo politico di questi nostri anni, nel senso che tutte le cose di cui abbiamo parlato, virtuosismo, comune, general intellect, in fondo anche linguaggio,
rappresentano il bene, rappresentano il campo di battaglia, voglio dire. Attualmente tutte queste cose, sapere, linguaggio, eccetera, virtuosismo, sono per lo più dei mattoni della produzione capitalistica. Quindi anche, non solo le differenze, ma anche il comune, anche il principio di individuazione avviene in condizioni di dominio sociale. E quindi noi possiamo vedere molti fenomeni, per esempio la proprietà privata sulle medicine, le nuove medicine, o le politiche sul territorio, che è quanto di più comune si possa immaginare, un territorio carico di storia, di pratiche di vita, di viaggi, di attraversamenti. Noi possiamo dire proprio in queste cose che rappresentano molto bene il comune, invece il marchio della produzione di valore, per valore intendo il valore delle merci, il plus valore, e quindi la questione vera si pone non nel distinguere un comune in sé buono, un comune in sé cattivo, ma nel dire il comune oggi è una risorsa economica, il virtuosismo oggi è una risorsa economica, per economica intendo, non intendo del mondo di produzione capitalistica, in quale misura invece sta diventando una risorsa per una repubblica, passaggio dall'economia alla sfera pubblica, per una repubblica non più statale. E questo è il problema, che questo stesso emergere del comune, del virtuosismo, eccetera, può rimanere consegnato al lavoro salariato, alla forma di esistenza sociale che è il lavoro salariato, oppure può costituire il motore di un esodo oltre l'epoca dello Stato. E naturalmente finché resta un aspetto del lavoro salariato, queste stesse cose, che pure ci sembrano degne di speranza, presentano un volto sinistro. È un po' come la storia, se qualcuno se la ricorda, di Freud, del perturbante. Quello che è massimamente familiare si presenta a noi come l'inquietante. A inquietarci, cioè, o anche a spaventarci, è ciò che è familiare e, come posso dire, capace di meritare la nostra simpatia. Così è un po' per il comune. Perturbante nel senso molto familiare, sappiamo che è roba nostra, che è cosa su cui contare, ma si presenta, oppure il dottor Jekyll e Mr. Hyde, si presenta con il volto sinistro, non ricordo mai quale dei due è il cattivo, Mr. Hyde. Vabbè, e quindi e questo secondo me è, se c'è ancora un resto di, diciamo così, di dialettica, cioè se il modello dialettico funziona forse proprio in questa forma di una fondamentale ambivalenza. La dialettica forse non è tesi, antitesi, sintesi, queste, però detto ambivalenza, il comune come risorsa economica e il comune come risorsa di un esodo oltre lo Stato. In un certo modo questa non lo so, però mi viene adesso in mente, i termini hegeliani della dialettica non sarebbe meglio cominciare a vederli nel modo di Deleuze, diciamo, un passo verso la schizofrenia in un certo modo, o quello che il postmodernismo in certi modi rappresenta, che è un ritorno a un passato, diciamo, originario, un mito di origine che in realtà non c'è, non esiste, però crea del valore anche, in un certo modo. Sì, sì, diciamo che qui ci sono pochi pensieri, poche che non abbiano immediatamente un risvolto produttivo e quindi creino valore. Penso che la dialettica hegeliana sia fuori uso e che sia inutilizzabile, onestamente, già per quello che ha detto su di essa Walter Benjamin, prima di critiche più recenti, soprattutto per questo meccanismo ricompositivo, per cui la tesi, la sintesi e l'antitesi, ma tutto in vista di una sintesi, cioè di un equilibrio
più sviluppato che ancora equilibrio dello Stato, della sovranità, del dominio. Quindi è giusto essersi congedati, aver dato un grande addio a tutto l'apparato dialettico. Naturalmente la dialettica hegeliana poneva una questione, che vi è un elemento di negatività con cui fare i conti. Nella dialettica hegeliana il negativo compariva per un momento, come la benzina per l'automobile, e poi l'antitesi, il negativo, e poi veniva come superato nel nuovo punto di equilibrio. Ora, il punto secondo me è, a proposito di comune, virtuosismo, movimenti, insomma dei temi di cui abbiamo parlato, liberarsi dalla dialettica conservando un pensiero del negativo, un pensiero non dialettico del negativo. E secondo me una delle categorie che meglio funziona è proprio questa dell'ambivalenza. La stessa cosa può presentarsi come distruttiva o causa di oppressione, oppure come formidabile molla di liberazione, di tumulti, di strada, di maggiore libertà. La stessa cosa in questo caso è, ammettiamo, il comune. Per finire, ci siamo dimenticati del rapporto con gli altri operaisti, e questo lo possiamo fare gli altri amici. Qual è il rapporto, come al di là dell'accademico e tutto quanto? No, la cosa buona della tradizione operaista, una delle sue cose buone, è che non è mai stata una tradizione accademica. Qualcuno casualmente ha lavorato all'università, ma non ha mai ricavato dal lavorare all'università un brandello di identità. L'operismo è stata una corrente vivacissima di pensiero critico, di marxismo rivoluzionario, che dell'Accademia ha fatto a meno e che dall'Accademia talvolta è stato anche perseguitato, oltre che dai giudici e dai poliziotti. E qui per gli operisti non c'è mai stata una divisione del lavoro, per cui filosofia, linguistica, economia, sociologia, lavorando che so sul linguaggio si coglie qualcosa della società, e viceversa, lavorando sulla società ci si imbatte in problemi linguistici. E soprattutto è una tradizione che è durata nel tempo, risale il suo inizio al principio degli anni 60, e dopo tutto quel che è avvenuto, un tentativo di rivoluzione in Occidente e la sconfitta di questa rivoluzione, tuttavia la tradizione operaista è stata ancora in grado di pensare l'impero, penso al libro di Michael, di Tony, le nuove forme del lavoro sociale, l'importanza del linguaggio e del general intellect. Quindi, diciamo così, anche rispetto all'ultimissima fase della vita sociale, l'operaismo, ora centrando l'obiettivo, cioè la lettura del presente, ora anche sbagliando, però è stato un segno di contraddizione assolutamente vitale. Se voi pensate alle altre tradizioni della sinistra e dell'estrema sinistra, maoisti, marxisti-leninisti, ma anche situazionisti, che pure non erano stati male col libro di Guy Debord, La società dello spettacolo. Se voi pensate alle altre tradizioni, è difficile non riconoscere, quasi con meraviglia, quasi con stupore, una capacità non solo di sopravvivenza, perché nell'idea di sopravvivenza c'è qualcosa di residuale, ma anzi una capacità espansiva, e poi c'è come un metodo di lavoro, è come guardare le cose da un certo punto di vista, che si potrebbe anche precisare forse qual è questo punto di vista, ma sarebbe una storia lunga. Per cui se entra uno che appartiene a questa tradizione informale, senza atti burocratici, nella stessa stanza dove sto io con altre gente a discutere e parla, io, pur non avendolo mai visto, riconosco quel modo di pensare, quello stile di pensiero che è abbastanza inconfondibile. Basta capirsi, tuttavia, tradizione non significa qualcosa che ci ha trasmesso il notaio come una eredità. La tradizione in un certo senso esiste solo ogni volta che si compie un gesto nuovo al suo interno.
e poi la tradizione non è che protegge, non è che dico appartengo a una tradizione e quindi mi colloco in una nicchia più sicura, anzi la tradizione ti indica solo dove rischiare da capo. Infatti questa è una delle cose più interessanti, che ci sono delle critiche tra di voi, che è una cosa che non succede nelle altre tradizioni più dentro al mondo accademico, cioè loro sono tipo una nicchia, sono chiusi, criticano gli altri, invece tra di voi c'è questa critica, sì, molto interessante. Maurizio critica te, Berardi critica Maurizio e tutto quanto, cioè è molto interessante. Beh sì, cioè, anche perché spesso, non vorrei che questo sembrasse un gesto di assoluta presunzione, ma spesso meritevoli di critiche non ce ne sono molti fuori, o almeno sembra che per meritarsi una critica bisogna avere almeno pensato un pensiero, perché se no c'è l'indifferenza, non da critica. E poi certo è anche un posto pieno, cioè la tradizione operaista è anche un pieno di baruffe, di vanità, non mancano, come in ogni posto civile, dei fuori di testa, dei piccoli, cioè tutti noi qualche volta abbiamo pensato di essere dei piccoli Napoleoni, quindi insomma c'è di tutto. Però la cosa interessante è che nonostante tutto l'essenziale ha funzionato, quindi non sono delle divisioni, anche i conflitti, le critiche, cioè l'essenziale ha funzionato, le vanità e tutto, ma l'essenziale ha funzionato nel senso di mantenere forte il tentativo di capire, come posso dire, la fisionomia dell'epoca, i tratti fisici, ecco, di fare essere dei fisionomisti, come si chiamano quelli che studiavano fisionomica dell'epoca, dopodiché quando si studia la fisionomia del proprio presente, qui è buona l'espressione di Foucault, l'ontologia del presente, abbiamo sempre lavorato, ora non sono proprio un filologo di Foucault, però insomma quindi non sono sicuro se intendesse proprio questo, abbiamo proprio sempre lavorato come tradizione operaista sulla ontologia del presente, che ontologia del presente significa in cui studiando i fenomeni più recenti si capisce qualcosa di fondo, ontologia della condizione umana, e quando si studiano alcuni aspetti di fondo della condizione umana è per stringere meglio la presa sui fenomeni del presente. Quindi l'operaismo è stata questa cosa, ripeto, quasi suo malgrado, e certamente al di là dei suoi meriti è stata una forma di pensiero critico che fra le non moltissime cose davvero globali fin dall'inizio, prima della globalizzazione, e esportabili senza vergogna. E come vede l'operaismo, diciamo, in un modo astratto, molto semplificato? Come vede, cioè, il modello hegeliano della dialettica marxista oggi? Come sarebbe spiegato molto semplicemente la soluzione oggi? Cioè, come metterci insieme per fare qualcosa? Come sono i modi di creare singolarità per lottare? Beh, un po' queste categorie, almeno queste parole usate prima, comune, general intellect, singolarità, virtuosismo anche, cioè naturalmente tutto questo all'interno di una crisi capitalistica mondiale, sfera pubblica non statale, e quindi se è sfera pubblica non statale è inutile dire, come qualcuno dice, ma se pubblico è statale, fin dall'inizio la scommessa è stata pubblico ma non statale, perché a volte nell'operismo ci sono anche, come posso dire, querel bizantine su parole, termini, insomma, la questione evidente è quella. Quindi adesso non saprei riassumere in poche frasi, l'idea di una liberazione del lavoro salariato, di farla finita con quella macchina rudimentale, oltre che feroce, che sono gli stati centrali moderni, e un apprezzamento, una valorizzazione di tutto quello che di singolare, di irripetibile vi è nella vita di ciascun membro della specie. Ma questi tre punti, tipici dell'operaismo,
dimensione del lavoro salariato. Disgregazione, corrosione dello Stato in quanto monopolio della decisione politica e valorizzazione di quello che di unico e irripetibile viene nella vita dei singoli sono anche i tre punti che hanno caratterizzato da due secoli a questa parte il concetto di comunismo. Parlavamo di essere dei rivoluzionari e quindi insomma era abbastanza dei rivoluzionari in una situazione realmente rivoluzionaria in cui cambiavano più cose in tre giorni di quanto normalmente ne cambiano in tre anni, quindi insomma la possibilità, quindi volevamo veramente farla finita con quel sistema sociale. Beh, in una condizione del genere il pensiero che prima o poi puoi andare in galera è assolutamente normale, cioè non è l'intellettuale che stava lì scrivendo cose sue e poi a un certo punto, come forse accadeva nei paesi dell'est, viene preso e messo in galera. La gente che voleva farla finita con quelle forme di potere, se non mette nel conto la possibilità di essere arrestato, è meglio che non comincia per niente. Lo dico senza nessuna forma fasulla di eroismo, è proprio una condizione che dei militanti hanno quando c'è un reale sfondo rivoluzionario. Sì, però mi sembra anche lodevole, mi sembra un eroismo socratico, ovvero ci sono delle leggi... No, volevamo farla finita con loro, ci sono solo sfuggiti di mano, però questo è meglio non metterlo. Cioè, noi volevamo terrorizzarli, non nel senso del terrorismo, eravamo nemici giurati di ogni forma di terrorismo, di clandestinità, ma insomma, noi lavoravamo per la guerra civile. Non è che noi siamo stati presi come Socrate dalla gora romana, noi li abbiamo inseguiti e mortificati e messi in condizione di non comandare per 10 anni, è una balla quella che c'erano grandi repressioni nell'Italia degli anni 70, ci saranno state pure grandi repressioni, ma soprattutto c'era un espandersi incredibile del potere proletario. Che significa che quelli che di solito comandano non hanno comandato, ma non per 2 mesi, per 10 anni. Quindi, voglio dire, questa condizione non è paragonabile a quella di Socrate che si consegna perché ha troppo rispetto per le leggi. Io questo le sto chiedendo. Io, ma non c'ero, sarei stato in clandestinità. Io sarei stato... Ma in clandestinità vuol dire perdere la partita, perché la partita che tu giocavi era una partita in una dimensione ampia. Le lotte nelle fabbriche, le lotte nei quartieri, le lotte nelle scuole, nelle università, e quindi in clandestinità voleva dire rinunciare a una radicalità estrema, ma di lotte, come posso dire, visibili. Poi già c'è tutta una storia particolare, ci sono stati dei momenti in cui sì. Però la clandestinità certo era l'ultima delle soluzioni, e in fondo una soluzione rassegnata e disperata fin dall'inizio, come dire. Le cose non possono veramente cambiare, io mi limito a quel gesto tutto sommato inessenziale che è sparare all'uno o all'altro. Che cosa sarà mai sparare, a parte tutti gli altri aspetti morali, ma che sarà mai sparare rispetto alla Mirafiori occupata fuori dal sindacato e contro il sindacato nel 73 e nel 74? Cioè, chiaramente se tu pensi che ormai c'è solo da sparare vuol dire che sei poco radicale, insomma. Chi volle sparare, nel senso della scelta della clandestinità, era un uomo o una donna che aveva rinunciato alla radicalità, per paradossale che possa sembrare. Com'è possibile che oggi le università sono piene di pecore? È una cosa che non... Ci sono stati 20 anni di controrivoluzione. Studiamoci cosa è accaduto in Francia nel 1800, come quello che si studia a scuola, il congresso di Vienna, fino al 48. Contro rivoluzione vuol dire mica che tutto resta fermo, anzi la società cambia impetuosamente, letteralmente una rivoluzione all'incontrario. E però ovviamente tutte quelle forme di democrazia radicale, di sovversione, di tentativi di modificare il sistema di produzione non ci sono più, e non ci sono più a lungo, e quindi prevalgono opportunismo, paura, cinismo. Però questo, cioè, in Italia dura da molto tempo, lo ammetto. Anche se da Genova in poi, dai fatti di Genova del 2001, le cose sono... Però i periodi di controrivoluzione sono lunghi e hanno proprio questa caratteristica, che muta l'ethos. Sì.
che però fa paura, a me quello che fa paura è che stanno arrivando i popoli al potere, tipo la Cina, l'India, che non hanno. Adesso che io vado a scuola con gente dell'India e della Cina, loro non hanno proprio questa tradizione. Cominceranno a scioperare, perché in Cina in particolare hanno realmente cominciato a scioperare, nel senso che quella è stata una forma di di rivoluzione industriale velocissima, no? Concentrata nel tempo e guidata burocraticamente dal Partito Unico. Sì, però adesso appunto c'è un grado di industrialismo e di sfruttamento che sta cominciando a mostrare l'altra faccia, il controveleno. Certo, non sarà lineare, non sarà immediato, però lì non è che sono popoli, lì sono un regime sociale che ha fatto una rivoluzione industriale concentrata nel tempo, rapidissima, e che avrà le sue conseguenze, anzi le ha già, voglio dire, ovviamente sul mercato mondiale, ma che avrà le sue conseguenze anche in te. Prima o poi le grandi scuole di matematica e di informatica in India mostreranno un conflitto in cui quel comune, quel sapere comune che ora prende la forma della risorsa economica, troverà altre strade. Cioè, non mi abbiamo sempre, sì, perché se tornano a essere come noi è la fine. Lo so, ma quello cioè, e ci sono anche appunto nel gioco della storia, ci sono anche periodi così lunghi in cui, come diceva Beh,